Buonasera. Questo è il decimo incontro della rassegna di Summit del MUG, che teniamo in questo locale ormai da 3 anni. Al principio di questa rassegna, farla breve ma vorrei metterlo a fuoco lo stesso, questi incontri si fanno nello spirito della relazione, dell'amicizia fra le persone, prima di tutto. No? Come vedete, ogni appuntamento ha un appuntamento a sé, e questo è scontato, ma con linguaggi diversi, proposte diverse. Per esempio, il Pono Cemano e Bravi, che è venuto a fare un incontro sulla fotografia, e lo facciamo dentro questa relazione. Ognuno ci mette la sua parte, no? Nel desiderio, nella possibilità di mettere fuori la sua arte, i suoi pensieri, nella maniera che lui o lei intende mettere fuori. Questo è il primo passaggio. Il secondo passaggio fondamentale che noi vogliamo creare, io in particolare che sono il curatore di questa rassegna, dico noi perché la condivisione con i ragazzi del MUG è una condivisione piena, non solo nell'organizzazione ma anche nel percorso che facciamo tappa dopo tappa dentro a questo percorso. Intendiamo comunque mettere a fuoco la condizione di vivere questi incontri come fossimo una piccola comunità, ognuno individualmente comunque si relaziona in un gruppo che diventa, può sembrare strano, diventa una piccola comunità che tramite la cultura e i linguaggi di questa cultura si mettono in relazione fra di loro. E questa è la seconda tendenza di questa rassegna, che piano piano arriverà al 25 di marzo. Quindi, prima di dare parola a questo dialogo sui sentieri statici e lo sfibramento delle forze fisiche, vorrei dare un appuntamento che è quello del prossimo sabato. Adesso mi dovrete scusare perché sono semicieco, che è quello legato all'incontro Due passi con Malpassi a scuola di Liscia. Ne faremo una cosa, ci sarà Franco Masotti, direttore artistico di Ravenna Festival, Susanna Venturi, collaboratrice di Ravenna Festival, musicologa, e Bruno Malpassi, che questa città ha tanta storia, la tradizione del folk, la scuola del folk, e le radici del folk, che hanno una radice che viene da lontano. Questo è il nostro incontro. E intanto che sono qui, ne approfitto e vi dico che, per esempio, vedendo Jacopo, ci sarà questo incontro l'11 di marzo. L'arte è davvero uno strumento di emancipazione personale e collettiva. Intervista fra Roberto Magnani, che è un attore delle Albe, che molti voi conoscono, e Jacopo Gardelli. Quindi ti do appuntamento al sabato al MUG, ho il piacere di rincontrarvi, e quindi stasera abbiamo il piacere di avere Elia Tassari, che io conosco da tanto tempo, e quando gli ho parlato è venuto con molto piacere, e il piacere è reciproco, perché tutto questo percorso sulla questione su sentierismo e tutti i percorsi che lui ha fatto, i sentieri, da quello da Londra a Gerusalemme, e quella dalle Alpi praticamente al tavoliere delle Puglie, sì. No? E questo rapporto con se stesso, partendo anche dalla cantica, dalla poesia, da Gualtieri, lui cita dei rapporti su quale entra, siccome Elia è comunque un pensatore sopraffino, e oltre a essere un sentierista, sì, lo definisco così, è anche interessato alla letteratura e altre parti artistiche, quindi c'è una complessità nella sua personalità, e quindi il piacere di averlo e soprattutto verificare che cos'è questo passaggio dalla fatica fisica al sentierismo estatico, che loro insieme ad Alessandro ci racconterà. Io devo chiusarmi con Alessandro, perché quando me l'ha proposto Elia, io ovviamente e giustamente non ho detto nulla, ma mi sono trovato spiazzato, perché ti chiedo scusa. No, figura, ma nessuno mi conosce. No, questo non è vero. Perché, scusate un attimo,
in brevi, se vi rubo 30 secondi, io quando ho letto, adesso lo vado a recuperare, no, non lo voglio far vergognare, però non sono qui per farlo diventare rosso, non ieri, e neanche per metterlo sul piatto. No, sta diventando rosso, no, guarda, No, la non inizia birra, mai no, no, stato così, stiamo scherzando, rosso così. proprio no. No, no, va bene, se vuoi una birra però così, adesso stiamo giocando, stiamo rimuginando Sì, no, su noi è stessi. per rompere No, un po' il c'è ghiaccio. un cuore nero. Ah, va bene, comunque, adesso guardo qua perché qui ci vedo meglio. Comunque, curatore del blog Scargabossi, Bonzi, definito dall'internazionale il miglior scrittore comico italiano, poi ha scritto due libri, Il problema del purtroppo del precariato, Cinque. sì, cinque, adesso io ne cito solo Sì, due, per certo. brevis, Minum Fax, quindi insomma una bellissima casa editrice, e l'ultimo, Confessione di una coppia scambista al figlio morente, di Corrisoli, nel 2022, poi autore di programma Rai, una pezza di Mundini, e insomma mi sembra che... Una volta che ho scritto, che ho detto queste cose, insomma, lo ringrazio moltissimo e abbiamo piacere di ascoltarli. Poi, come d'abitudine, 10 minuti finali dell'incontro, lasciamo, Moretti dice le domande no, ma noi invece invertiamo il percorso, le domande sì. Poi se vediamo che il cosiddetto pubblico latita, allora ci salutiamo e ci vediamo la prossima volta. Va bene, grazie. Bravo. C'è una domanda. Ti sei dimenticato di dire che oggi è la giornata mondiale dell'abbraccio. Ok, È allora vera, è rimediamo vera. così. Diciamo forte, oggi è la giornata mondiale dell'abbraccio, quindi se qualcuno si vuole abbracciare, facciamolo ora. Va Diciamo, bene. facciamo un appuntato, non mi sa bene non dirlo. No, no, va bene, certamente. Va bene, cominciamo, grazie. Grazie, aspetta che lo apro. Prova, prova. Arrivo, scusa. Vai. Inizio io. Sì. Vediamo silenzio, ovviamente, mi sembra la cosa. Allora, salve a tutti, sono Alessandro Gori e sono qui con l'amico e devo dire, compagno, anch'io ho Sì, fatto qualche camminata con te, sì, sì, sì. Elia Tazzari. Prima di introdurlo, vi chiedo una gentilezza, di non scattarmi foto o farmi video, perché io non, insomma, non ci sono mie foto e video in giro, anche quando vado in televisione vado sempre mascherato, quindi fate questo grosso favore per la mia privacy. Poi anche perché sono figlio di un pentito, mio papà ha ammazzato 60 persone, è vera sta cosa qua. Okay. Detto questo, allora io, tra le altre cose, sono uno scrittore e io non ho mai però amato scrivere, non sono neanche un lettore e quindi niente, fai conto, mi trovo a scrivere però senza per dire aver letto tanto quanto in realtà scrivo. Perché? Perché nello scrivere, cioè lo scrivere per me mi naviga proprio contro come attività, come fosse leccare il velluto per dire, ma mi piace il diorama finale, cioè il risultato finale a cui si arriva con la scrittura. Perché dico questa cosa? Perché questa cosa mi serve per introdurre Elia. Io ho conosciuto Elia nel 2014, giusto? Quando io scrivevo sulla mia pagina degli status ambientati a Milano Marittima, mio buon ritiro, nonché Shangri-La, una volta io quest'anno ho fatto un mese e mezzo, The Splendid, un mese e mezzo, neanche Principe Odescalchi, ma perché mi fanno 21 euro al giorno, capitissimo. Vabbè, comunque, c'è sta parere, la famiglia Zamagna, ve li consiglio. Vabbè, comunque, a parte questa cosa qua. Niente, io lo conobbi perché scrissi dei status, lui mi contattò, mi disse, ma davvero sei a Milano Marittima? Dico, sì. E lui mi fa, allora vediamoci stasera per bere qualcosa. Ci si vide e nacque questa amicizia bella che ci si vide tutti, diciamo, i giorni di quella vacanza lì, ok? E fatto sta, lui mi rimase subito bene, ci si prese subito bene, devo dire, c'aveva un sacco di riferimenti in comune, appassionato di cinema, poeta, tra altre cose, poi fotografo, mistico, e poi mi aggiunse anche sentierista. Ecco lì, fai conto, io mi, 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 de,
cioè un po' una delusione, per dire, un calo di endorfine. Esatto, perché io ho sempre ritenuto il sentierismo e i camminatori, ma in generale anche chi semplicemente ama viaggiare, proprio come la cartina tornasole del fallito nella vita. Cioè, chi ama viaggiare per me sono come i giocatori di giochi di ruolo, gli appassionati di metal, di reggae, quelli che vanno magari, che fanno 400 km per vedere i Sonic Youth, gli appassionati di vini, quelli che passano tutto un anno per fare un puzzle, oppure quelli che sono disposti a pagare anche, che posso dire, 50 euro per andare a cena. Insomma, per me era proprio la sintomatologia del fallito. Sicché gli chiesi spiegazioni, dico, quindi ti piace camminare? E lui mi fa, dice, no, a me camminare fa schifo in realtà. Dico, ma come ti fa schifo? E lui mi dice, no, per me è un'attività che proprio mi naviga contro. Come leccare il velluto, mi disse. Porca puttana, le mie stesse parole, che non avevo mai detto, però le pensavo. Ma allora perché ti piace camminare? E lui dice, no, a me non mi interessa tanto il camminare quanto il diorama finale, così dove si arriva. E quindi vedi un grosso parallelismo con me, per dire, quindi stando subito molto d'accordo. Niente, io vado subito diretto. Sì. Quindi, se a te non ti garba camminare, perché cammini? Allora, intanto non mi piace camminare, ma mi piace aver camminato. Cioè, mi piace in qualche modo poi ricordarmi di quello che ho fatto. Ma l'atto in sé, l'atto sporco del viaggio in sé, quello che il cammino implica, quelle che sono tutte le contingenze, le scomodità e le rogne che inevitabilmente ti vengono incontro nel momento in cui tu decidi di abbandonare la comodità di casa per avventurarti nel mondo, ecco, tutto quel pacchetto lì lo rifiuterei volentieri. Il motivo per cui cammino in realtà è molto semplice. Io cammino perché sono un pigro, sono uno che procrastina e uno che soprattutto ha l'ambizione smodata di prolungare il più possibile la propria adolescenza. E in questa, diciamo, e ai fini quindi di questa di questa ambizione, l'andare a piedi è un qualcosa che calza molto bene. Calza molto bene perché appunto camminare oggi come oggi è uno dei pochi sistemi rimasti alla portata di tutti per deragliare in una dimensione ignota, che si parli della piccola camminata dietro casa, no? Magari nella pineta, o che si parli di una grande escursione massimalista di 4 mesi, no? Ecco, quindi in questo senso, in questo brivido, io ritrovo comunque quello che è un po' il significato profondo appunto dell'adolescenza, che è anche una resa dei conti, in qualche modo, è un confronto con un concetto ancestrale come quello di meta, no? Ossia una meta esistenziale, una meta spirituale o in questo caso più, diciamo, pragmaticamente una meta appunto fisica, geografica. Quindi ignoto, imprevisto e concetto arcano di meta. Ecco, volevo anche dire che questa serata, questa breve serata non sarà un discorso in senso stretto sui miei cammini. Io, nel mio curriculum 2 cammini importanti. Uno da Londra a Gerusalemme nel 2017, di 4 mesi, e uno dal Passo del Brennero a Monte Sant'Angelo, in Puglia, di circa 2 mesi e mezzo. Però ecco, non parlerò nello specifico di questi cammini qua, anche perché non c'è nulla, secondo me, di più noioso e di più autoreferenziale del racconto di un cammino, in questo senso, anche perché in realtà poi camminare è un insieme di azioni estremamente banali, che vengono nobilitate, che vengono anche estenuate da quella che è poi, diciamo, anche il racconto che uno si fa nella testa, ma in realtà poi da fuori è tutto molto semplice, è tutto molto elementare, quindi non sarà tanto un racconto di questi cammini, ma sarà più che altro una riflessione anche, diciamo, su quello che può diventare sul tipo di ricerca che può diventare un cammino e sui significati che soprattutto poi oggi stanno iniziando anche a emergere, no? Perché se ne parla sempre di più di cammini, secondo me in una maniera che gioca molto a svantaggio di quello che è poi di quella che è l'avventura, no? Di quello che è poi il significato profondo. E, dunque, quindi dicevo, adolescenza proprio in virtù dell'avventura che il cammino implica. In quanto poi io sono una persona pigra che ha però l'ambizione, in realtà sempre più
sempre più sbiadita, ma comunque presente, di ascoltare soprattutto e di raccontare in modalità sempre differenti storie, ecco che allora, ecco, camminare torna molto comodo, perché è sufficiente mettere un piede dietro l'altro affinché poi le storie succedano, affinché tu ti renda conto che il mondo non ha bisogno di essere scovato negli anfratti, ma semplicemente ti accade addosso, ti cade, no? Ti precipita come una burrasca di immagini, di suoni e di storie anche, che tu puoi poi decidere di trattenere o ancora meglio di lasciare andare. E, quindi diciamo che l'altra cosa bella è che appunto all'interno del cammino è possibile appunto organizzare una dialettica in cui immergersi appunto per conciliare gli opposti, per raccontare il proprio mondo, per racchiudere la propria mitologia personale. Io ho sempre cercato nel racconto che ho fatto, insomma, dei miei viaggi a piedi, di narrare più che, diciamo, la geografia, la storia, i territori, cosa che oggi poi piace molto, va molto di moda, no? In realtà da sempre, questa sorta di cronaca, di porre una lente di ingrandimento su quelli che sono stati i miei compagni di viaggio, su quelli che sono state poi, diciamo, le loro storie. E in questo senso ho trovato proprio un compimento, ho trovato un po' anche uno scopo in questa mia attività. Quindi, per concludere, insomma, la risposta a questa domanda sul perché cammino è che appunto camminare fondamentalmente è uno strumento di ricerca, ed è un'occasione per tornare a confidare nelle storie nostre e nelle storie altrui, quindi una via anche iniziatica, no? A nuovi stati di coscienza e una disciplina umanistica, quindi poi in ultima analisi, ecco, che ben poco ha a che fare per certi aspetti con la ginnastica, con la prestanza fisica. È un qualcosa di estremamente legato a diciamo meccanismi mentali e anche meccanismi culturali, e quindi insomma questo è. Guarda, io ti dico, a me una cosa che mi ha subito affascinato di te e del modo che c'hai per intendere insomma il cammino è come appunto tu sia un camminatore assolutamente atipico. Io mi ricordo quando al classico ci dicevano che a un certo punto Ulisse tornava ad Itaca, però ci stava mezza giornata perché ripartiva subito perché era proprio più forte di lui, insomma, era il suo significato, il viaggio. Ecco, a me è piaciuto, e già ai tempi dico, che poveraccio, proprio, o l'Odisseo. Ecco, io, te, in questo senso qui, per me, sei stato veramente un antidoto, perché progetti anche massimalisti, tipo appunto la Londra Gerusalemme, per dire, e poi dopo questi progetti massimalisti magari ti prendi anche il lusso di questi periodi blu, di periodi anche depressivi, se me posso permettere, e magari rimanere un anno spiaggiato sul letto di casa guardando film di Werner Herzog, sì, e ingurgitando marshmallow. Ora sembra che vorrei che passasse per una presa in giro questa, no, cosa, no. Ah no, a me è una cosa che mi piace tanto di te, sta cosa, perché la trovo un qualcosa di ben poco manicheo, insomma, e essendo che io a te ti conosco più per le cose, te da perfezionista come sei, che ti innervosiscono, che ti stanno sui coglioni, che quelle che ti entusiasmano, mi immagino che te, confrontandoti un po' col cliché del camminatore, ci saranno un sacco di cose che ti stanno sui coglioni. Cioè tutto, praticamente. Dici un po' almeno. Anzi, più, diciamo, in realtà ho cominciato quando fortunatamente ancora questa realtà era un qualcosa di estremamente underground, si può dire, se non apertamente quasi osteggiato, no? Era un qualcosa di molto embrionale all'epoca. Io ho cominciato nel 2011, andavo ancora all'università e percorsi con altri sei compagni la Via degli Dei, no? Che oggi è il più importante cammino italiano, fa insomma migliaia e migliaia di presenze l'anno, è diventato un vero e proprio fenomeno, diciamo, socio-economico, no? E quando ho cominciato io sulla Via degli Dei non c'era nulla, c'erano malapena i segnavia bianco-rossi del CAI, per cui fu un'esperienza molto interessante. Ma non voglio parlare della Via degli Dei, in realtà appunto il discorso qui verteva sul sentierista medio e su quello che poi oggi è l'immagine appunto del sentierista, poi anzi del camminatore, dell'escursionista. Anche io poi seguo diverse pagine social appunto riguardo
appunto, che riguardano i cammini, che sono poi delle pagine che cercano fondamentalmente di venderteli questi cammini, quindi hanno impostato tutta una comunicazione molto efficace, molto colorata, molto ruffiana, che però secondo me presenta quelli che sono i cliché più insopportabili, ma questo sia chiaro, è un'opinione squisitamente personale, anzi sono convinto che queste pagine facciano un gran bene magari a chi si vuole approcciare per la prima volta a questo mondo, però a me stanno molto sul cazzo, quindi lo dico, insomma, innanzitutto quello che per me la prima cosa che salta all'occhio quando si parla di cammini è proprio la mortificazione estetica del camminatore, che viene obbligato per questioni legate alla sicurezza, no? Alla praticità, a indossare questi capi tecnici sgargianti, no? Questi capi gialli, verdi, arancioni, poi hanno una funzione chiaramente, perché in caso di incidente, magari anche in caso di caduta in un crepaccio, chiaramente la persona deve essere visibile a grandi distanze, quindi è un bene che si indossino questi capi qua. Io dico, Madonna, io dico, per non sacrificare appunto la mia dignità, preferisco morire sprofondato in mezzo alle radici, tutto vestito di nero, però se non altro con un po' di, no, di decoro. Quindi questa è proprio la prima cosa. Poi un'altra cosa che odio sono i bastoncini che sono molto utili, no? Io stesso ho avuto modo di testarne, no, l'utilità, soprattutto quando si parla di terreni molto accidentati, poi diciamo che ti aiutano anche ad acquisire un buon ritmo nel respiro, a coordinare i movimenti, a non perdere l'equilibrio, però sono orrendi, e sembra che oggi se non usi i bastoncini tu non capisca nulla. Ecco, io anche per ripiccare i confronti di questa cosa qui, l'ultimo cammino dal Brennero a Monte Sant'Angelo non solo non l'ho fatto con i bastoncini, ma non l'ho fatto nemmeno col mio solito bastone di legno, l'ho fatto senza niente, a mani nude, e devo dire che sono andato benissimo. Per cui in realtà anche lì si parla di mode veramente mortificanti, molto è una cosa molto senile, ma senile non tanto in senso anagrafico, senile proprio in senso spirituale, cioè ci si approccia a queste cose con tutti questi presidi che davvero mi sanno di stantio. E l'altra cosa che odio, forse la cosa che odio di più, è tutta questa prosopopea molto reverenziale nei confronti di quella che è ormai la pluridecennale mitologia santiaghese, no? Ogni volta che io magari mi avvicino, mi approccio a un gruppo di camminatori, fra una chiacchiera e l'altra, emerge sempre quella fatidica domanda: ma tu hai mai fatto Santiago? Dico no. Ma cosa ti sei perso? Mi immagino che cosa mi sarò perso. Cioè, anche qui, giusto perché Santiago è stato il primo cammino europeo e il primo cammino di conseguenza per tantissime persone delle più svariate età, allora è chiaro che a Santiago si riserva sempre un posto privilegiato, no, nel cuore e un po' nella storia dell'escursionismo recente. Però anche qui io dico, poi vai a fondo, vai a grattare un po' la superficie, e le ragioni di questo entusiasmo francamente mi sfuggono. Perché se io devo togliermi da casa per farmi un mese, perché il cammino francese classico più o meno ti impiega 30 giorni, e appunto per camminare tutti i giorni gomito a gomito con tormi disconosciuti, con cui poi hai l'obbligo la sera di dividere il desco, perché poi c'è l'obbligo chiaramente della convivialità su Santiago, e chi non rispetta quest'obbligo viene visto come una sorta di senza casta, no? Come una sorta di criminale in incognito che trama contro quella che è un pochino la gioia che deve un po' pervadere tutta la baracca. Allora ecco, non mi piace, non mi interessa, non c'è nulla, credo che Santiago penso che non abbia nulla di più né nulla di meno rispetto a tutti i bei cammini che abbiamo in Italia. L'altra cosa, poi questa in realtà è l'occasione appunto per parlare un po' di quella che è la mia visione, un po' di quello che è il mio mondo. L'altra cosa che noto, può essere sempre più pervasiva, in ultima analisi certamente istruttiva, è questa mania sacrosanta, per l'amor di Dio, per la gran parte dei camminatori, di approfondire, di partire per un viaggio,
potrebbe essere anche appunto la Via degli Dei, ma potrebbe essere, non so, il diciamo neonato Cammino di San Romualdo, ecco, qualsiasi cammino, tanto ormai ne spuntano fuori ogni mese, ne spuntano 10 di nuovo, insomma, c'è una proliferazione virulenta di cammini. Ecco, di partire con un'infarinatura, con l'idea di avere approfondito non solo magari ecco, le tappe, il chilometraggio, quello, insomma, quello ci sta, ma la storia, l'enogastronomia, che anche qui, che va benissimo, forse sono io lo stronzo, però l'idea di intraprendere un viaggio con tutte queste informazioni ben incasellate, con la guida nella bustina di plastica, con i vestiti giusti, con l'equipaggiamento giusto, lo zaino perfettamente calibrato, è un qualcosa che mi smuove qualcosa dentro, mi distanzia da questo tipo di approccio. Perché io poi, della mia pigrizia, che mi spinge chiaramente a non approfondire niente, ho fatto una sorta di... l'ho elevata per paraculaggine, credo, a una sorta di modalità cognitiva. E ho cercato di capire perché mi piacesse fregarmene altamente di tutta quella che è la sovrastruttura nel momento in cui parto, che per molti invece è la nervatura, è il succo, è il fine, no? Magari per chi parte, ecco, per molti il fine è quello di, no, di conoscere l'enogastronomia. Io rimango abbastanza agghiacciato, nel senso, ridurre una cosa del genere, un qualcosa che ti impegna a 360 gradi, come è l'andare a piedi, anche in termini di rischio, a una degustazione. Dicevo, quindi io ho iniziato a chiedermi perché amassi, in qualche modo, partire senza avere alcun tipo di cognizione. Perché fondamentalmente io amo appunto lasciare spazio a quelli che sono i vuoti. Amo esplorare quelle che sono le zone d'ombra, e nel momento in cui tu ti incammini su un percorso appunto di cui non sai nulla, allora ecco, tutto il viaggio è una grande traversata appunto dell'ignoto. Quindi è un viaggio nell'indeterminato, nell'indistinto, che tu mano a mano fai tuo. Ecco, un viaggio del genere può realmente, alla fine della fiera, rispecchiarti completamente, perché non hai avuto alcun tipo di condizionamento, no? E quindi non hai dato modo agli altri, in qualche modo, di impostare la tua visione, cosa che oggi invece accade sempre più di frequente, anche nei cammini poi di recente concezione. Tu hai l'obbligo, a me è capitato con il cammino appunto materano, da Bari a Matera di 7 giorni, ecco, tu non hai modo, cioè tu sei obbligato al termine di ogni tappa a partecipare, come su Santiago, a quella che è la vita conviviale del cammino, quindi tu sei accolto da una persona, il cosiddetto referente di tappa, che ti introduce, insomma, innanzitutto ti dà il, diciamo, benvenuto, no, nel paesino, e poi ti introduce a tutta quella che è la storia, tutta quella che è la gastronomia, tutte quelle che... Io quando arrivo alla fine di una tappa, a parte che a me di queste cose non me ne frega niente a priori, quindi già a me che uno mi ammorbi con sta storia, io quando cammino mangio le scatolette e i noodles per risparmiare, perché poi anche camminare è un'attività estremamente dispendiosa, quindi bisogna cercare anche qui di... Ma poi voglio dire, quando io arrivo in fondo, la prima cosa che voglio fare è chiudermi in camera, non sentire un fiato e aspettare la mattina dopo, standomene per i cazzi miei o con gli amici che in quel momento sono con me, però meglio ancora da solo. Tant'è che la mia condizione di alloggio ideale sono quei business hotel che si trovano, per esempio, in giro per la Francia, in cui tu prenoti qualche giorno prima e quando arrivi non trovi manco il receptionist. Cioè tu trovi appunto delle istruzioni sul balcone, una tessera magnetica, e con quella entri e esci dalla stanza e non hai la minima interazione umana. Ecco, quello per me è il paradiso. Così come amo, in barba a quella che è, no, l'enogastronomia, a me piace mangiare da McDonald's. Io amo McDonald's, ma non solo amo McDonald's, io amo stare lì, amo svernare, per esempio, nei fast food, perché trovo che sono posti ottimi in cui non c'è nessuno che ha la bella pensata di attaccare bottone o chiederti che cosa tu stia facendo. Questa per me è una cosa bellissima, ed è un atteggiamento, questo, che per me è sacrosanto, che viene un po' osteggiato, perché questi tour operator invece ti vendono questo cammino come l'occasione di
fare nuove conoscenze, di approfondire, di conoscere, con questo turismo consapevole. Herzog diceva una cosa bellissima che penso oggi proprio è stata completamente pervertita. Lui diceva che viaggiare a piedi, anzi che il turismo è peccato e che viaggiare a piedi è virtù. Bene, oggi hanno trasformato il viaggio a piedi in una forma di turismo, forse la più perversa, la più abietta, la più codarda. Hanno trasformato un gesto che è un gesto inconsulto, è un gesto avventato, in un gesto invece codificato. Hanno trasformato veramente l'avventura in un codice. Questo poi già lo diceva Bonatti in Anni non sospetti. Lui disse già negli anni, mi pare, negli anni 70, diceva, ma ecco, guardate che l'avventura, oggi si parla tanto di avventura, e ne parlano anche questi di avventura, ma l'avventura è morta e sepolta nel momento stesso in cui tu sei rintracciabile. Oggi l'avventura non è più possibile. Lui era, poi era un fondamentalista, lui si faceva, ecco, calare su un'isola deserta e lì poi ecco, doveva cavarsela con i suoi mezzi senza alcun tipo di possibilità di comunicare col mondo. Oggi però questa cosa è stata, oggi c'è questa perversione esagerata per cui si parla di avventure, che però è, ormai ecco, l'avventura che tu puoi vivere su questi cammini è la stessa che potresti avere su una crociera, per esempio, un'avventura estremamente pilotata, un'avventura in cui tutti gli elementi devono essere al posto giusto affinché poi emerga questo disegno, no? E questa cosa secondo me è veramente antipatica. Quindi apprezzo chi all'informazione, quindi anche questi narratori su YouTube, su Facebook, c'è una proliferazione di assurda, apprezzo chi all'informazione di questi bravissimi Turoperetolo oppone la poesia, cioè oppone tutto ciò che non è, ecco, non è inquadrabile, quindi al di fuori della retorica, e non c'è nulla di più pericolosamente retorico di un cammino, per le ragioni di cui vi ho parlato, perché chiaramente si presta il fianco a una serie di criticità, per non parlare poi dei cammini a sfondo sociale, a sfondo diciamo, politico, come tutti i sentieri dei partigiani, che va benissimo tutto, però ragazzi, per me si sposta pericolosamente il focus, cioè diventano, ecco, qui i cammini diventano dei pretesti. Invece, per parlare di sentierismo estatico, ecco, che cos'è questo benedetto sentierismo estatico con cui rompo le palle da anni ai miei, diciamo, sodali, ai miei coraggiosi compagni di cammino? Ebbene, non è altro che quel cammino che, diciamo, dopo un tempo, diciamo, indefinito di pratica, non fa altro che riflettere esclusivamente su se stesso. Cioè, è quel tipo di cammino che si intraprende nella ricerca, sicuramente, ecco, fallimentare, del suo stesso significato. Stop. E non c'è altro. Tutto il resto, secondo me, sono effetti collaterali. E non sono certamente il fulcro dell'esperienza. Quindi, dopo tanti anni, anni anche di cammini, insomma, diciamo, non proprio ortodossi, e sono finalmente riuscito, credo, a trovare, diciamo così, la mia voce autoriale, perché poi la camminata, magari diremo dopo, è un'espressione creativa al 100%, e io credo di aver trovato finalmente la mia voce. Bravo. Grazie. Grazie Goricchio, no? Apprezzo questo. Grazie. Allora, ti volevo chiedere questo. Sì. Ovvero, visto che hai parlato di delle cose che mi volevo agganciare di preciso quelle cose lì, sì. Io una cosa che ti stimo molto per come la gestisci è appunto la gestione delle scomodità. Sì. Io sono figlio unico, sì. Okay? Quindi per me io non c'ho neanche accesso, vero, al mio conto in banca, perché i soldi tuttora, cioè, 40 anni sono nati, di chiedermi papà. Ma questa è una cosa che ho preso. È una cosa che lo sai che io... E io, ecco, io una cosa che mi aspettavo, le poche volte appunto che ho camminato con te, però ne ho una prova, è ad esempio quando si fece la camminata, quella che si andò da Don Manga, no? Che era? Che camminata era? Quella della Madonna della Pera? No, quella è... Ah, Don Mangano era sulla Brennero Monte Sant'Angelo, eravamo la tappa... Ferrara Malalbergo. Esatto, Ferrara Malalbergo. Dopo sta camminata, quando si doveva andare a dormire, sì, nella sacrestia, sì, nella sacrestia di questo prete, mi aspetto che dopo aver camminato per diverse ore
arriva, si entra, sto prete ha preparato una scena fantastica. Magari c'è qualche una cosa da accoglienza, troia, ma aspetta, Madeleine, invece no, arriva sto pretino con una manciata di caramelle di rabarbaro, gli fa, ne volete? Sta cosa. Poi fatto sta, ci aveva acchittato per dormire. Sì. Ora, la Castaldini dormì in un divano, in un monoposto, nel divanaccio, te dormiste per terra con Maurizio. Esatto, hai portato un materassino. Io mi ricordo una roba imbarazzante. C'era praticamente questa lettiga dove c'era, diciamo, c'era una persona, un signore molto magrissimo, con delle macchie. Era un malato d'AIDS, vecchio ordinamento, stava morendo. Sì. E si era fatto, dice, aspetta un attimo, dice, questo qui, una volta che viene a mancare, ti puoi adagiare. Aspetta per 20 minuti. E dice, un quarto d'ora di questo qui effettivamente venne a mancare, lo tolsero e mi potei distraiare io tranquillo. Sì. Poi oltretutto, diciamolo anche, così si lamentò dopo perché non si fece il donativo. Esatto. E perché uno lasciò il water in condizioni. Disse che nel bagno ha detto la signora che c'era dello sporco. C'era dello sporco. E lui chiedesti cosa? E lui, della merda. Sì, è vero, perché molto esplicito. Sì. No, ecco, io mi chiedo, te, questa cosa delle scomodità, come me la vivi? Malissimo, l'avevo malissimo. Anche perché io sono un viziato amante del benessere, delle comodità, di tutto quello che è. E però, diciamo, soprattutto nell'ultimo viaggio dal Brennero a Monte Sant'Angelo, ho dato prova di una discreta resistenza, dormendo nei posti più impensabili. L'ho provate tutte, anche perché poi, quando si sfrutta la cosiddetta accoglienza a donativo, no? Che è l'accoglienza che tu hai magari presso le proloco e soprattutto presso i preti, ti devi accontentare di quello che ti danno, ma non fatto dormire in condizioni da denuncia penale. Ecco, però devo dire che per uno spirito forse che ho anche di autoflagellazione, magari credo di dover scontare qualcosa, essendo che sono una sorta di vanesio martire della causa, allora ho cercato di farmele andare bene fino a provarci quasi gusto, no? Nello sperimentare questo tipo di accoglienze, così un po' alla roulette russa. E quindi niente, alla fine io ho perseverato in questo regime autoinflitto per pura compulsione, si può dire, ecco, non per altro. Perché credo che forse tutto questo un giorno potrà tornarmi utile, ecco, nel momento magari in cui dovrò dormire in condizioni ancora più disperate. Questo. Guarda, poi ti chiedo sta cosa qua, ovvero te, di fatto raccontaci un attimo com'è che c'è stato l'innesco, com'è che da zero hai iniziato a camminare. Ma io ho iniziato a camminare, l'innesco fu nel 2010 quando lessi Il sentiero degli dei di Wuming 2, mi pare all'epoca, sì, nel 2010, e la cosa mi colpì, ecco, provai a coinvolgere anche sei amici dell'epoca e partimmo semplicemente così, proprio alla buona, all'avventura, molto disorganizzati. Partimmo da Bologna l'8 aprile del 2011, partimmo in 7 e riuscimmo ad arrivare in 3 a Firenze dopo 6 giorni rocamboleschi di viaggio, e di lì mi si aprì una sorta di mondo, no? Diciamo, ho scoperchiato un vaso di Pandora che poi mi ha condizionato pesantemente negli anni, ha condizionato scelte di vita, ha condizionato relazioni, ha condizionato la mia salute in tanti sensi. Quindi è stato sicuramente un avvenimento che mi ha cambiato la vita, permettendomi poi di compiere quelli che sono stati i viaggi più importanti. Ad esempio, in questo, insomma, nei tuoi cammini negli anni, prima di tutto ti chiedo cos'è che ti colpisce di quello che vedi, e poi quanto questi, diciamo, punti di interesse sono cambiati, avendo esperienza. I punti di interesse sono rimasti più o meno gli stessi, cioè quello, la geografia che mi colpisce nel corso di un viaggio è sempre quella, nel senso, amo molto, per esempio, amo molto camminare nelle zone industriali o artigianali, quindi amo molto le periferie,
Amo molto le periferie perché è pieno di bar e di ristoranti, appunto vocati ai pranzi aziendali, quindi sono posti che offrono magari a 15 euro primo, secondo dolce e caffè. Questa è una cosa che si apprezza molto quando si è in giro dalla mattina alle 7 con uno zaino in spalla. Ecco, sono zone molto accoglienti, che se ne dica. Vuoi fare una parentesi? Sì. Vai, vai. Che ti apprezzi bar. Sì. Ti sei più contento quando incontri un bar che ha gelati? Algida, San Montano Motta. Algida, io San Montano Algida perché c'ho più, ma perché c'ho più esperienza, Gori, non è che gli altri mi facciano schifo. Coca-Cola o Pepsi? Coca-Cola. Sprite o 7-Up? Sprite. Fanta o Slam? Non mi piacciono. Poi c'è la Mirinda. Non prendo l'aranciata. Ok, andiamo avanti. In generale tutti quegli scorci che suggeriscono anche qui un senso di indefinito, quindi una sorta di metafisica, quindi magari posso pensare, forse gli scenari più spettacolari sono le distese di paleoliche che incroci sul confine fra Molise, Puglia e Campania. Ecco, lì c'è una zona sui monti della Daunia che è tempestata di paleoliche per chilometri e chilometri, e che io trovo estremamente suggestiva, bellissima. Ecco, vorrei che tutta l'Italia fosse un'enorme brulla distesa di paleoliche e colline riarse. Sarebbe davvero, no? Lo dico per ridere. Poi amo molto, i miei più fedeli amici lo sanno, amo molto perdermi nei cimiteri di collina. Io ogni volta che incrocio un cimitero ci perdo molto molto tempo, mi piace entrare, mi piace riposarmici. E tutto. Ecco, tutti i miei cammini sono poi caratterizzati da questo forte senso di morte, da questa presenza costante della morte, ma è una morte che sicuramente mi attira per un puerile quanto facile gusto del macabro, però nel senso sono fatto così, ma sia perché anche poi ritrovo un genuino senso di pace, sono posti poco frequentati che anche lì permettono una sosta sicuramente rilassante. E quindi, vabbè, parlando poi di periferie, mi piacciono molto i piazzali dei grandi discount. Mi piace molto, per esempio, riposarmi, perché poi molti discount spesso hanno dei porticati sotto cui mi stendo, mi riposo, consumo le vettovaglie. Quindi mi piace molto. Sì, amo molto il cemento. Infatti, ecco, l'altra cosa, per rilassarmi, per chiudere il discorso di prima, un altro aspetto dei camminatori che trovo odioso è quelli che dicono, magari non lo so, hanno la mappa, hanno la traccia, dicono qui se facessimo questo chilometro sulla provinciale, sulla Cassia, no, magari risparmieremmo 6 chilometri, no, di sentiero. No, però non si può lasciare il sentiero, non si può lasciare il sentiero. No, io invece lo lascio, e come. E ho fatto, poi magari parlerò brevemente del mio ultimo cammino, che in questo senso proprio è una dichiarazione d'amore a proposito di, appunto, di autorialità. E io amo invece camminare molto sull'asfalto, perché l'asfalto ti consente di risparmiare tempo e di direzionarti in sicurezza. Poi è chiaro che c'è, hai tutto il rischio annesso. Quindi diciamo che io al silenzio, no, delle abetaie preferisco magari una bella provinciale con gli auto articolati e le miti trebbie che ti passano a letteralmente 5 centimetri. Poi i miei compagni lo sanno bene, quelli che hanno avuto l'ardire di argomenti, tipo Pinzacchio, che è uno dei più, appunto, dei più affezionati, nonché masticatori di asfalto più rinomati. E quindi in generale, ecco, apprezzo tutti questi posti in cui, a dispetto delle apparenze, sei molto coccolato. Perché in questi luoghi tu trovi quel ristoro asettico, quindi quel ristoro che comunque mantiene le sacrosante distanze, che in altri posti invece secondo me latita, capito? Quindi apprezzo molto queste cose. E poi basta, insomma, ecco, anche le pietraie magari, quelle quando sei, appunto, cammini sui crinali più remoti, queste pietraie assolate in cui pare nidifichino abbondantemente le vipere, giusto, Digio? Come dicevo, esatto, ecco, tu mi insegni che... E niente, questa è Gorilla per risponderti. Poi ti chiedo questo, essendo che io sono affascinato venendo da
la campagna della Val di Chiana, delle storie misteriose, dei creepypasta. Io ho visto che te un po', come dire, attiri un po' questi eventi. Io mi ricordo una camminata che si fece alla pineta di classe, una lunga camminata a questa pineta, che io tutto il tempo parlai con una persona che si presentò a me come Antonio Pizza, e poi venne a sapere che era in realtà l'effetto ottico del cappellino di Bagnari. Sì, sì. Però dice, parlai, mi rispondeva, eccetera. Vabbè, interagiva, sì. Raccontaci un attimo qualche evento creepy che hai vissuto. Allora, ne racconto tre storie vere, non sono minchiate. Tre storie mi vengono in mente, forse quelle più impressionanti. La prima è una storia che mi è una cosa che mi è successa 7 anni fa, mi pare sia il 2016. Mi trovavo nei pressi del piccolo borgo di Ciolaraldi, che è una sorta di vecchio castello, uno dei vecchi castelli della media valle del Rubicone. Questo paese che si dice sia nato appunto dall'unghia caduta di una fata, no? In una notte di tempesta. Posto parecchio suggestivo, è fuori da ogni, diciamo, da ogni viabilità, c'è una sterrata che conduce poi a Ciolaraldi, che è abitata da, mi pare, un paio di nuclei familiari piuttosto selvatici. E mi ricordo che ero con un amico Situa e con Pinzacchio, appunto stavamo cercando una sorta di varco nella vegetazione che circonda appunto la cinta muraria, perché ci avevano detto che c'era appunto la possibilità poi di entrare attraverso questo varco e di esplorare i primi camminamenti della vecchia fortezza. Allora, appunto, mentre siamo lì sul far del tramonto, che cerchiamo questo varco, sentiamo un rumore appunto provenire da un fitto roveto lì di fianco, appunto seguito dall'apparizione fugace di un piccolo capriolo completamente bianco. A questa prima apparizione poi ne sono seguite altre 5. Ci siamo trovati circondati in meno di, insomma, di 10 secondi da questi 6 caprioli bianchi con gli occhi rossi, che ci hanno, diciamo, fissato per 5 minuti buoni nella nostra totale immobilità, prima poi di svanire silenziosamente e di fuggire nell'intrico attorno a Ciolaraldi. L'altra storia, che è abbastanza più che spaventosa, direi grottesca, mi trovavo sul cammino della Brennero Monte Sant'Angelo in zona Coccodrillo, che è una piccola frazione di Rieti, ero con il Losi. A un certo punto ci imbattiamo in questo personaggio, in questo vecchio, che aveva appunto questo sguardo strano, ecco, pareva che i suoi occhi fossero completamente invasi dall'iride e dalla pupilla, non aveva la sclera bianca, no? Era una cosa abbastanza inquietante. Eravamo seduti appunto a questo bar, vediamo passare quest'uomo, al che uno dal tavolino lì di fianco appunto richiama la nostra attenzione e ci fa, ma adesso io non so emulare chiaramente, ecco, l'accento reatino, quindi non lo farò. Ma mi fa, ma avete notato quello, insomma, l'avete visto quello lì? Dico, noi, sì, l'abbiamo visto. Ma non vi sembra che abbia qualcosa per un mezzo? No, ma non siete fatto caso agli occhi? Dico, sì, agli occhi strani, particolari, sembrano quasi tumefatti, come se avesse subito un trauma. E lui ci fa, no, ma che trauma? Dico, quello lì non è mica un uomo. Dico, non è un uomo. E che cos'è? Quell'uomo lì era un cane. Che fa? E detto, come un cane? Sì, era un cane che 50 anni fa uccise un vitellino su in cima a quella montagna là, e ci indicò una delle alture su cui poi sorgevano dei casolari, no? E poi i maghi l'hanno trasformato in un uomo per punizione, che non è manco in grado di reggersi in piedi, no? Vabbè, questa è una cosa, sicuramente è palesemente una cazzata, però ecco, è una cosa che voglio riportare perché mi ha stupito, si è raccontato sta cosa, tra l'altro con un tono molto molto convincente e anche un po' sinistro, tant'è che l'ho presa per buona. L'altra cosa, in realtà poi l'ultimo episodio in realtà è stato una sorta di viaggio allucinogeno
dovuto forse al caldo, mi è molto inquietante in realtà, perché mi sembrò di essere entrato in una sorta di loop spazio-temporale. Mi trovavo in Molise tra Carovilli e Carpinone, che sono due piccole località appunto del medio Molise, e faceva un caldo boia, ci sono stati non so, 41 gradi, 42 gradi era l'una dopo pranzo. A un certo punto questa luce iniziò a farsi sempre più lattiginosa, questa luce quasi color manto di pecora, una luce veramente sconvolgente, e cominciai a percepire la mia ombra come una sorta di arco. Vidi la mia ombra arcuarsi e rotolare quasi, di questa visione della mia ombra che rotolava, attratta da una serie di piccole strisce di pietrisco bianche che erano apparse in mezzo alla vegetazione a lato della strada. E cominciai ad immaginare, vidi, ecco, realmente, e percepì questa fuga inesausta, appunto, ecco, in direzione di queste... cioè di queste piccole strade fatate che mi conducevano ogni qualvolta io appunto arrivavo alla fine verso un'ulteriore fuga in un loop infinito, che in un certo senso poi rispecchia anche quella che è la modalità mentale in cui si entra dopo 70 giorni, ecco, di lenta navigazione a bordo strada. È stata forse la mia unica esperienza allucinogena della mia vita, quindi la riporto per dovere di completezza. E fine, ecco, questi, ma potrei raccontarne altri, però mi fermo qui per non portar via troppo spazio alle altre risposte. Bene, un peccato che non ci sia il pubblico Eraldo Baldini. Infatti, lui sicuramente avrebbe apprezzato questa digressione. Ma guarda, ti dico un'ennesima cosa che io invidio di te, ma mi allontano un attimo dal fatto del cammino, al fatto che te sei nato e vivi in Romagna. Sì. Mi pare di capire che non hai chissà quale ansia di trasferirti a Milano a Roma. No, assolutamente. E io, come sai, sono molto legato alla Romagna, io vengo dalla Val di Chiana, ma sono più legato alla Romagna in realtà che alla Val di Chiana. Il mese mio, cioè la stagione mia è sempre stata l'estate, ho sempre vissuto fin da piccolo l'estate come un momento sacro, e poi da grande come un momento quasi un po' di resa dei conti. E io, fin da che avevo un anno, con i miei genitori, sono sempre venuto al mare in Romagna. Prima a Misano, Bellaria, poi Rimini, Cesenatico, poi da tanti anni a Milano Marittima, da quando avevo 9 anni a Milano Marittima. E tutti gli anni non ho mai mancato da Milano Marittima. E cos'è che mi piace della Romagna, che mi fa molto incazzare quando i toscani, come me, gli arentini soprattutto, che hanno tutti la Castiglione della Pescaia, non capiscono la bellezza della Romagna? La Romagna a me mi affascina già lo skyline visto dal mare, che è questo affastellarsi molto morbido in realtà di hotel, grandi hotel, e davanti ci sono gli stabilimenti balneari, e in mezzo ci sono i ristoranti, le sale gioco, i dancing, i mini golf, i bar, le edicole, tutto un affastellarsi di non luoghi. E non luoghi sono... quei posti che frequenti nella vita quando non hai fretta, per dire. E quindi ecco la Romagna proprio quella più turistica, che è quella che io preferisco, cioè a me piacciono i posti come Milano Marittima o Lido di Savio, che si accendono a maggio e si spengono a settembre. E la Romagna ti illude che tu possa passare da un Krafen alla crema, a una partita Street Fighter 2, a un numero di Alan Ford in una busta sorpresa presa in edicola, che tu possa inanellare queste esperienze piacevoli tutto il giorno, e la mattina dopo riparti dalla colazione in hotel, alla passeggiata sul lungomare, al bagno al mare, al pranzo a prezzo fisso al touring, per poi tornare in camera e farsi una dormita di un'oretta e tornare al mare quando il sole non è più così aggressivo, fare una partita con le bocce, per dire, a ping pong, per poi rifarsi
un bagno all'imbrunire, poi già pensare all'aperitivo da prendere al Caffè del Mar e poi la piadina la sera al momento o da qualche altra parte, sarebbe come se andavano gli altri e quasi sempre al momento, esatto, cioè, sempre non è che... e poi rientrare in hotel, aprire tutta la finestra e addormentarsi lì col traffico fuori, con le luci, e ti sei lì con questa terrazza che vedi che ti sembra di dormire sotto le stelle, e poi sei però protetto da sto lenzuolo fresco, cioè un'esperienza piacevole via l'altra, per dire. E quindi in questo la Romagna quasi ti illude che la morte non esista, per dire. A me questa cosa qui, ma guarda che per me è questo. È vero. Grazie. No, lo dico, è sempre un... Infatti, sempre bello sentire. Io, ad esempio, a me una cosa che per dire mi rompe parecchio i coglioni, ma io sento criticare il mare della Romagna, allora, mi fa molto incazzare, soprattutto dai toscani. Per cui io di solito è così, quando arrivo al mare, io ripeto, quest'anno ho fatto un mese e mezzo in hotel, faccio notare, arrivo al mare a fine luglio, vado in spiaggia, c'è il mare che è i Caraibi, perché completamente trasparente, pulitissimo, e poi il fondo è sabbioso, cosa uno pretende, voglio dire, cioè è la caratteristica del mare, anche la spiaggia è un po' wild, è una caratteristica, non è un difetto, vabbè, comunque, fate sta cosa. Comunque, fatto sta, io so che il giorno dopo verrà un mio amico d'Arezzo che va in vacanza appunto in Versilia, o peggio ancora in Sardegna, e fatto sta, romperà i coglioni questo mare, e io a sto mare gli dico, cerca di rimanere così, perché domani arriva uno a rompere i coglioni. Arriva il mio amico, sto mare tira fuori meduse, mucillagini, siringhe e cadaveri di Majorana, ma perché? Perché la Romagna, che non si vende mai per una cosa diversa da quello che è, interloquisce solo con gente che la capisce, con gente come me, quell'altro li vuol fuori dai coglioni, per dire. E a me questa filosofia mi piace un sacco. Io ad esempio quando sto a Milano Marittima e magari a un certo punto in questa terra incantata in cui quasi la morte non esiste, che poi è una cosa tipica dei posti turistici, perché nei posti turistici c'è gente che va al mare e ti dai quasi per scontato chi è che va al mare, chi sta bene di salute, chi se lo può permettere, chi non è in un letto d'ospedale. Vai, se tu ci avessi qua un radar che ti indica qualcuno che dietro qualche parete è molto malato, cioè a che distanza è? Magari ti dicono che è a 300 metri da qua, per dire. Al mare questa cosa quasi ti illude che non sia così. E c'è questa terra incantata, separata da questa pineta materna, dal buio dell'Adriatica. Io infatti quando dopo, che ti posso dire, 15 giorni a Milano Marittima, vado a fare un giro a Cesenatico e passo appunto da questa strada scura, silenziosa e cioè perfettamente normale, però così lontana dal sole accecante e dai glitter di Milano Marittima, io lì improvvisamente mi ricordo dell'esistenza, purtroppo, della morte dei nostri genitori che si sfasciano sotto i nostri occhi, così lontani dalle foto delle mie vacanze a Milano Marittima nel 1989, questa cosa mi fa girare parecchio i coglioni, per dire. E quindi ecco, c'è questa cosa qua, scusa, io no. Questo discorso non c'è manco una domanda no. implicita, però ecco, ti volevo chiaro. Di cosa ne pensi, che te hai parlato di vivere l'infanzia del limite. Si è parlato tanto, poi chiaramente la mia visione della Romagna è stata forse anche un po', a un certo punto, una visione un po' sclerotizzata da una frequentazione, diciamo, pluritrentennale. Io sono di Lido di classe, quindi ho sempre vissuto appunto la Riviera, appunto 365 giorni l'anno. Quindi la visione di Alessandro sicuramente ha posto l'accento su aspetti che io avevo sempre dato per scontati, o comunque non considerato affatto. E io negli anni ho imparato ad amare della Romagna anche tutti quegli aspetti che inizialmente mi respingevano, no? mi facevano quasi rabbia, perché la Romagna in realtà è un'entità, anzi la Riviera Romagnola è un'entità geografica proteiforme in cui appunto coabitano gli apparati scintillanti del cosiddetto divertimentificio, quindi tutta la zona di Milano Marittima, Cesenatico, per poi scendere, ma poi potremmo anche
appunto, poi troviamo l'astratta, no, e metafisica delle colonie tra Lio di Savio e Milano Marittima, e poi l'intrico delle pinete, no, che oggi poi è stato ripopolato, ecco, dagli animali selvatici. Tutti questi aspetti vanno ad innervare di contraddizioni una terra molto interessante, in cui a poca distanza tu trovi, in cui tu puoi trovare, no, appunto gli aperitivi al Papete Beach, no, la solitudine anacoretica di Cesenatico Ponente, e i lupi che sbranano i daini nella pineta di, ecco, di Classe. Io credo che tutto questo sia estremamente affascinante, estremamente eccitante, ed è uno di quegli aspetti che anche grazie al Gorio, diciamo, ho rivalutato. Che poi la riviera che amo, che ho imparato anzi ad amare, è quella anche raccontata dal cinema, no? Per dire, ecco, come dall'Ombrellone di Dino Risi, è la Romagna dove il sole tramonta sempre dietro le case e mai sul mare, cantata, no, da Fabrizio Testa e dal Lungo Addio. È la Romagna in cui appunto intuisci la risacca solo a partire, no, dalla spuma illuminata, appunto, dal plenilunio. E appunto la Romagna, appunto la riviera delle piazzole deserte, dei bingo, dei dancing, di tutti questi luoghi qua, dei viali illuminati dai lampioni arancioni tra Milano Marittima e Cervia. Ecco, una Romagna estremamente anche qui forse lontana dalla cartolina stereotipata, che però coabita, che però necessita anche di quest'altra Romagna qua, appunto della Romagna rassicurante, della Romagna appunto Shangri-La che descrive... che descrive il Gori. E a tal proposito devo citare come una delle mie più belle camminate sicuramente la 100 km rivierasca in 24 ore da Casal Borsetti a Cattolica, che feci con altri, diciamo, altri quattro compagni, tra cui appunto Pinza e Fabrizio, e è stata una delle esperienze più, insomma, più belle della mia vita. Io ho sempre avuto in mente, da quando faccio sta roba, di percorrere a piedi tutta la riviera per vedere appunto, no, dove comincia e dove finisce. Poi appunto questo proposito di compiere questo viaggio al termine della notte in sole 24 ore è venuta poi, diciamo, fuori ecco, mano a mano, ed è stata un'esperienza fantastica, perché ci ha dato modo di soffrire e di vedere veramente con occhi brucianti quella che è anche qui una realtà che siamo abituati a esperire quasi con una noia abitudinaria. Quindi in realtà è un luogo incredibile, ecco, polifonico. Quindi abbiamo attraversato le lande appunto più selvagge, appunto le pinete, per poi approdare in questi ultimi 30 chilometri di cemento fra Rimini e Cattolica. È stata veramente un'esperienza da non rifare, che non rifarei neanche da morto, perché vabbè, loro, insomma, i miei amici sanno di cosa sto parlando. Però ecco, a tal proposito è stata una sorta di ode a quello che è lo spirito profondo della riviera, che quindi è un cuore di tenebra e di luce, ecco. Quindi sono assolutamente d'accordo con la visione del Gori. Altro, visto che l'hai citato, vorrei proprio raccontare un episodio che riguarda Fabrizio Testa del Lungo Addio. Sì. Quest'anno mi trovavo al banchetto. Che tra l'altro è anche qui presente. Che è anche qui presente. Quest'anno mi trovavo lì con lui, si era lì al Bagno Turing, verso la settima traversa, sotto l'ombrellone. E niente, io stavo leggendo un numero di Criminal, lui stava leggendo un libro di Dante Virgili, esatto. E a un certo punto, niente, fatto sta, così dal niente dice: ma Gori, secondo me ti preoccupi troppo, le tue preoccupazioni sono infondate. Dico perché? E lui si riferiva alla mia preoccupazione, alla mia paura della morte. Mi ha fatto riflettere su una cosa non banale. Poi tu dici: ma ti rendi conto che nel mondo in questo momento ci sono 8 miliardi di persone vive, cioè perfettamente vive, non che sono qualcuno di questi è morto, 8 miliardi di persone perfettamente vive. Vabbè, ma chi c'entra? Moriranno anche loro, dico io. E lui dice: no, aspetta, tu conta che è vero che tante altre sono morte, però ti contano quello che sono 8 miliardi di persone, sono tantissime, è improbabile pensare che proprio si muoiono tutte,
mi dice. Sono talmente, se fossero 100 persone ci sta, però 8 miliardi, quindi non è detto che muoiono tutte queste persone. Mi sembra un discorso da cartesiano puro. Molto lucido, sì, ma, molto lucido. Comunque, no, io ti chiedo anche un'altra cosa, che una roba su cui mi interrogo spesso. Si è parlato molto anche qua, appunto, di, ti hai usato molto anche l'immaginazione, la vivi, l'immaginazione come una sorta di cometa e anche come filtro per la realtà. Ecco, io mi chiedo, ma l'immaginazione nella quotidianità, la vivi come una risorsa o come una zavorra, o meglio, una risorsa che ti fa fuggire dalla banalità del contingente, o come magari per me lo è diventata, una sorta di zavorra, perché soprattutto andando avanti nella vita, descrive l'immaginazione il delta fra quello che poteva essere i tuoi genitori giovani per l'eternità e quello che in effetti è, quello che vedi sotto i tuoi occhi. Ecco, ti voglio chiedere per te com'è. Ma io credo che l'immaginazione sia uno dei pochi fragili argini alla disperazione, no? Quindi io in realtà poi magari anche riferendola al discorso del cammino, vedo l'immaginazione come una necessità per corroborare, per nobilitare, come dicevo prima, poi un'azione in fondo molto banale come quella del cammino, per incunearla all'intero di un contesto più ampio in cui il cammino possa a un certo punto trascendere, appunto per trascendere se stesso. Però è anche vero che l'immaginazione, soprattutto si parla di cammini, nel corso di un cammino sia destinata, e la conseguente speranza che ne scaturisce, sono destinate poi a scontrarsi alla fine di un viaggio con l'evidenza che ogni ricerca è destinata a fallire, perché nulla di quello che si sta cercando poi in realtà è realmente rintracciabile sul cammino. Si fa sempre poi un sacco di strada per cercare di trovare qualcosa che poi lì in fondo non c'è né potrà mai esserci. Quindi allora perché no? Si continua, anche qui poi ecco, si entra in un'altra forse di definizione di sentiero estatico, perché si continua a fare, perché si continua a percorrere, perché si continua ad arrivare soprattutto. Qui risponde, credo, il mistero di una, appunto, di una vocazione che sospinge verso l'evidenza di un significato che non sapremo mai realmente cogliere del tutto nella propria portata. Cioè, c'è chi parla di fede, c'è chi parla di, ecco, semplicemente di istinto. Però ecco, certo che di questo significato misterioso sono percepibili, appunto, sono percepibili delle ombre. Un'ombra è per esempio quella dell'inutile insensatezza, no? E l'altra ombra invece ben più, forse, più spaventosa è proprio quella del nulla, l'ombra della morte, no? Che attende alla fine, una volta poi partiti tutti i compagni e una volta partiti anche noi. Come per esempio, esatto, nel bel finale di una gita scolastica di Pupi Avati, che termina proprio su queste note qua. Ecco, lì si parla di un cammino estatico, si parla di un cammino estatico in quanto, non so se conoscete la storia, comunque la storia di questo appunto cammino all'inizio del Novecento, che viene rievocato, no, da un'anziana, appunto questo cammino che vide appunto la sua vecchia scolaresca, appunto, ecco, percorrere la strada anche qui, mi sembra fosse da Porretta Terme, no? Porretta Terme a Firenze. E lei è l'ultima testimone di questo viaggio, di questo lontanissimo viaggio. E la voce narrante, alla fine, quando anche l'ultima testimone muore, dice che finalmente, usa proprio questo termine, ecco, finalmente, dice, quel viaggio poteva essere dimenticato per sempre. Perché si era riunita tutta la scolaresca. Perché si era riunita, esatto. In questa tragicità, nel fatto che un'esperienza, alla fine sia come non fosse mai esistita, ecco, io qui noto un misterioso richiamo, ecco, dell'estasi, in questo tragico ma al contempo consolatorio fatalismo. Questo è uno di quei finali che sicuramente ha condizionato molto poi la mia visione, e il mio approccio a questo genere di esperienze. Posso aggiungere una cosa su questo film? Sì, sì, sì. È molto caro.
Te pensa che, non so se ti ricordi che la protagonista da giovane, sì, questa gita, come dire, ebbe modo di convincere quel ragazzo interpretato da Marcello Cesena, sì, di essere il suo fidanzato. Sì, 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 sì. Ecco, questa storia qua è una storia vera, che era della zia di Pupi Avati, che abitava in casa con Pupi Avati. Era questa donna che non aveva mai, non si era mai sposata nella, okay, vita, e era, racconta Pupi Avati, un dettaglio molto, molto amaro, molto malinconico, che lei si vergognava di fronte al resto della famiglia perché avevano paura che, che i suoi familiari pensassero che lei aveva avuto una vita infelice. Ah, e quindi c'era questo pudore di dover sempre far dire io non ci ho avuto un uomo, perché forse non ce l'aveva mai avuto uomo, però ho vissuto una bella vita. Questo. Ok. Guarda, concludendo, visto che si sta parlando proprio di cinema, ti chiedo quali sono le tue influenze cinematografiche, ma se vuoi anche letterarie, ma se vuoi anche musicali, e se ci vuoi lasciare un compito a casa, un qualcosa che dobbiamo leggere o vedere. No, un film, no, un film o un libro. No, beh, oddio, non so. Ah, il riferimento, ecco, come dicevo prima, il diciamo, cammino secondo me è più una disciplina umanistica che un atto atletico in senso stretto, per cui devo dire che ho trovato più ispirazione nella letteratura, nel cinema, che magari che in figure di illustri camminatori, di cui magari brevemente parlerò, diciamo, per chiosare questo discorso. Sicuramente, ecco, se devo citare tre opere, tre libri per me fondamentali che declinano il discorso del cammino, secondo me, in una maniera perfetta, proprio a proposito di cammino che riflette su se stesso, allora ne cito tre. Cito tre opere fondamentali. La prima, La Verna, appunto, di Dino Campana, è stato un po' forse il primo testo di questo genere che mi ha educato a un certo tipo di sguardo, a un certo tipo di approccio, perché poi La Verna non è altro che un racconto lirico di osservazione, in cui Dino Campana non compie alcun tipo di riflessione sovrastrutturale in merito a quello che... in merito a quello che gli accade, è semplicemente un appunto registratore. Ecco, sulla stessa falsariga si muovono le altre due opere che sto per citare. Una, forse la più bella, è Sentieri nel ghiaccio di Werner Herzog, che racconta di un viaggio epico che lui compì a piedi nel 74, mi pare, da Monaco di Baviera a Parigi, per salvare la vita di Lotte Eisner, che era una grande critica e una grande sostenitrice del nuovo cinema tedesco. E lui, affinché lei non morisse, soffriva di una malattia, fece questo voto. Disse, se io arriverò a coprire questa distanza, tu, Lotte, non morirai. Herzog riuscì nell'impresa, appunto, Leisner non morì, mi pare che campò per qualche anno ancora, al punto di arrivare a chiedergli, a un certo punto, di sciogliere questo giuramento, che lei vedeva come una maledizione. Gli chiese Herzog, Werner, sciogli questo vincolo. Lui sciolse il vincolo e Leisner dopo pochi giorni morì. E l'altro grande libro che consiglio, che a me è piaciuto molto e che mi ha consigliato appunto l'ottimo Giovanni Bagnari, che è qui da qualche parte, è Verso la foce di Gianni Celati, ecco, che anche qui appunto, ecco, sostanzialmente è il racconto di quattro viaggi a piedi che Celati compì, non ricordo cos'è, anni 70, 80, se non ricordo, comunque insomma, tra, diciamo, ecco, nelle zone, diciamo, tra la grande bonifica ferrarese, lungo gli argini del Po, fino poi alla foce del Po, appunto, che appunto, l'ultimo racconto, Verso la foce, parla proprio di questo lungo viaggio fino a questa attesa messianica di Celati, in compagnia di questi scienziati tedeschi che sembrano attendere, no, sull'orlo, no, di questo mondo, una qualche apparizione. Questo libro bellissimo, in cui anche qui Celati non fa altro che registrare in modo sublime quelli che sono gli input visivi. È un libro pieno di verità, un libro zeppo di verità. Ecco, piccola digressione prima di concludere il discorso. Prima ho parlato, no, del tipo di escursionista che reputo noioso, poco interessante. Ecco, invece di contro sono molto, ecco, molto interessato
da un altro tipo di escursionista, che è l'escursionista traumatizzato, no? Cioè colui che a un certo punto decide che l'unica scelta che rimane da fare nella vita è quella di mettersi in viaggio, no? Quindi di consegnarsi a un tempo e a una dimensione misteriosi, in cui quasi le leggi vengono meno, no? Quindi da coloro che decidono di consegnarsi al destino, a una condizione di totale abbandono. E qui mi vengono in mente diversi nomi, quindi oltre a già citato Herzog, mi vengono in mente anche lo stesso Dino Campana, che poi appunto compì questo pellegrinaggio in una fase, diciamo, critica della sua vita, poi vabbè, la sua vita è stata tutta una grande criticità, quindi poi mi viene in mente anche, per dire, David Kunst, che è stato forse uno dei più grandi camminatori della storia, cioè il primo uomo che fece il giro del mondo a piedi e che perse suo fratello durante questo viaggio sulle montagne afghane a seguito di un assalto di predoni. Lui decise, nonostante tutto, dopo 6 mesi appunto, di pausa, ritornò nel Minnesota, da cui era partito, e appunto 6 mesi dopo il lutto, insomma, decise di continuare questo viaggio, appunto indossando il lutto del fratello. L'ho sempre trovata una storia molto molto affascinante. Oppure c'è appunto Silvente Son, un grande scrittore che a seguito, lui diciamo afflitto da un grave alcolismo, a seguito di un incidente, mi pare che appunto precipitò da un'altezza considerevole a seguito di una brutta sbronza, si distrusse il corpo e fece voto, nel caso fosse guarito, di percorrere tutta la Francia, ecco, seguendo esclusivamente i cosiddetti sentieri neri delle cartine, cioè quelle, appunto, ecco, quelle strade ormai scomparse o sommerse da quelle che sono le arterie di viabilità principale. Altra storia molto, ecco, molto affascinante. O da Cheryl Strayed, quella da cui poi è entrato anche il film abbastanza modesto in realtà, che è Wild, che appunto percorse a inizio anni 90 il Pacific Crest Trail, il PCT, e a seguito poi della morte della madre e del divorzio. Ecco, quindi queste sono le storie che mi attraggono, quindi storie dettate da una profonda disperazione, da un profondo senso di smarrimento e di perdita. Per concludere, i film che hanno condizionato la mia visione. Il primo, vabbè, si è già parlato di Pupi Avati, della dieta scolastica e del suo bellissimo finale. L'altro film per me fondamentale, che oltre che essere per me il più grande horror della storia, è anche una bellissima riflessione su quello che è il senso di perdita, il senso di smarrimento declinato qui in chiave appunto escursionistica, che è The Blair Witch Project, che racconta proprio la storia di, insomma, immagino che l'abbiate visto tutti, comunque la storia di questi tre ragazzi che decidono di, anche qui, di consegnarsi in un impeto di sconsideratezza a un'avventura alla ricerca di una strega che vivrebbe nei boschi del Maryland, appunto nella località di Blair. Ecco, questi quindi sono, diciamo, i titoli che consiglio. Anzi, il mio consiglio, in realtà, se uno mi chiedesse dai un consiglio a un camminatore, no? Stai a casa, non camminare. Evita di inquinare e di ammorbare sta cosa, anche perché dai, dopo passa la voglia, nel senso che io ormai, devo dire, sono un po' alla frutta per quanto riguarda il sentierismo, anche complici sicuramente anche una serie di questioni mie privatissime che non sto qui a dire, però sicuramente c'entra anche questa gran cassa che si è scatenata attorno a questo mondo. Tant'è, e qui chiudo, prima parlavo del mio ultimo cammino che per me ha rappresentato una sorta di manifesto, un manifesto anche oppositivo, però in realtà una lettera d'amore, una sorta di chiusura coerente con quello che è stato il mio percorso pluridecennale, cioè la Ravenna Milano. Io ho percorso a settembre di quest'anno 10 giorni, tutti rigorosamente su strada trafficata, trascinando con me, qui c'è Pinza che si è fatto da Modena a Parma, cos'è che da Parma, vabbè, comunque insomma, ti si è fatto un brutto tratto, bruttissimo. E, ecco, io questa la vedo forse come la mia camminata più ortodossa e più fedele a quelli che negli anni sono stati
i dettami, no? Che sono emersi come da un bagno di calce viva, no? Scintillando. E sono, ed è una camminata di cui vado molto orgoglioso, nonostante non abbia nulla di bello, nulla di interessante e sia pericolosissima. Quindi, ecco, se volete cominciate con questa, cominciate con la Ravenna Milano, se volete tentare la sorte, se volete mettervi alla prova come camminatori. Ecco, lasciate perdere la via degli dèi. Ecco, cercate di. Ecco, l'unico consiglio sarebbe proprio quello di evitare come la peste quelle che sono le sirene del marketing. Costruitevi il vostro cammino, non ascoltate niente e nessuno, fate i vostri errori, andate a camminare con le Converse e fate questo. Poi, se vi farete male, capirete che insomma, non è cosa per voi, oppure ecco, sarete ancora più orgogliosi di aver sbattuto contro la realtà. Bene, io ho chiuso con questa. Grazie.